L'infiltrazione mafiosa può avvenire non solo attraverso il veicolo della politica, ma anche sul crinale della dirigenza degli enti territoriali. Questa è una lacuna della legge perché si elimina la rappresentanza politica, ma non si interviene sui dirigenti. Lo ha affermato il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nico D'Ascola, a proposito della legge sugli scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. A margine di un seminario di studi organizzato a Catanzaro da Associazione Nazionale Magistrati e Unicost. Ci sono carenze che, ha aggiunto D'Ascola, riguardano la procedura. Intanto non è garantito il contraddittorio, in violazione quindi dell'articolo 111 della Costituzione. Poi non ci sono provvedimenti intermedi, nel senso che si arriva allo scioglimento punto e basta, mentre invece ci possono essere casi di infiltrazione dubbia o limitata. Il problema è accertare se effettivamente c'è un'infiltrazione. Io qui ho sempre spiegato che le infiltrazioni possono avvenire, anzi prevalentemente avvengono per fatti non colpevoli, perché se l'amministratore locale fosse colpevole della infiltrazione non ne risponderebbe soltanto con la procedura di scioglimento, ma risponderebbe al procuratore della Repubblica per concorso esterno in associazione mafiosa, per partecipazione ad associazione mafiosa. Quindi l'infiltrazione, l'intrusione può avvenire non soltanto per il veicolo della politica, può avvenire perché nessuno se ne è avveduto, nessuno l'ha voluto, nessuno l'ha propiziato, può avvenire sul crinale della dirigenza degli enti territoriali. Questo per esempio è un vulnus della legge, perché si elimina la rappresentanza politica ma non si interviene sui dirigenti, quindi insomma è una lacuna della legge. Poi io dico un'altra cosa, quali sono i vizi procedimentali, non di diritto sostanziale, perché bisogna essere netti nel distinguere la norma dal punto di vista della fattispecie condizionante lo scioglimento, è fin troppo chiara, articolata, tassativa, determinata. Ci sono però delle carenze che riguardano la procedura. Intanto non è assicurato il contraddittorio, quindi oltretutto siamo fuori dal 111 della Costituzione che lo impone. Poi non ci sono provvedimenti intermedi, cioè dire si arriva allo scioglimento punto e basta. Invece ci possono essere dei casi nei quali la infiltrazione è dubbia o illimitata, rispetto ai quali casi si potrebbe pensare a disposizioni analoghe a quelle che abbiamo introdotto recentemente nel codice antimafia e che prevedono delle forme di controllo, diciamo, dell'attività politica. Poi, con queste premesse, quindi senza arrivare allo scioglimento, lasciando la componente politica e mettendosi dentro dei soggetti espressione del Ministero dell'Interno, i quali controllano che cosa effettivamente avviene e che poi a quel punto avrebbero una maggior capacità di verificare se una infiltrazione effettivamente c'è e se eventualmente si deve giungere ad un provvedimento di maggiori dimensioni, ossia lo scioglimento, ovvero andare, diciamo, alla restituzione delle ordinarie attività politiche.